anche in altri appuntamenti durante l'anno. Direi di iniziare subito con il padrone di casa, il sindaco, che... Bene. Decidiamo una cosa, parliamo in piedi o seduti, perché così deve valere conto. Certe volte mi sento poi a disagio perché non parlo seduto, gli altri si alzano, una cosa di... Diciamo che il sindaco decide come il Papa, quindi si parla seduti. Si parla seduti. Mi sentite? Sì. Allora, io non mi limiterò sostanzialmente a dei ringraziamenti, perché poi sul programma, sui dettagli del programma entrerà Daniele piuttosto che Natale, insomma sui dettagli del programma non mi intratterrò, mi ero appuntato delle cose, però prima di tutto voglio porto il saluto di Gianluca Gallo, dell'assessore Gallo, assessore dell'agricoltura, onorevole Gallo, assente suo malgrado per una frana che c'è stata lungo l'autostrada, quindi che ha bloccato i transiti, peraltro avevo anche appuntamento oggi col mio avvocato, l'annuncio mi era stato dato già stamane, era bloccato, sarebbe riuscito ad arrivare per mezzogiorno e mezza, e ho detto insomma, che avrei portato il suo saluto, i suoi ringraziamenti agli organizzatori. Non mi stancherò mai di dire quanto sia bravo l'assessore Gianluca Gallo, al quale, oltre alla stima, all'ammirazione, mi lega un rapporto di sincera amicizia e di rispetto per il modo in cui ha interpretato il lavoro di un assessorato strategico per l'economia calabrese. Un assessorato, un settore che cammina, sta camminando e lo dimostra giorno dopo giorno, ha stretto contatto con quello al turismo. Due industrie, agricoltura e turismo, che se riescono, come stanno facendo qui in Calabria, a parlarsi, possono sicuramente contribuire in modo determinante a cambiare il volto della Calabria e della nostra regione. Quindi un grazie a Gianluca Gallo per tutto quello che ha fatto per la nostra regione e in particolare per la mia città, alla quale è molto legata. E detto questo, come dicevo, accennavo, passo subito ai ringraziamenti. Io ringrazio tutte le persone coinvolte nel progetto, i partner del progetto, che vanno ovviamente dalla regione attraverso il consorzio di tutela della cipolla rossa Tropea Calabria GP, al FLAG, per chi non lo sapesse, perché io peraltro lo so da poco, no? Il FLAG è l'ente che si occupa della valorizzazione del pescato e di tutto ciò che ruota intorno alla pesca locale. Poi magari Antonio spiegherà ancora meglio di me qual è la mission del FLAG. Il FLAG dello Stretto è quello peraltro dove noi, Tropea, del quale ne fa parte, il GAL, che anche esso si occupa della valorizzazione dell'agricoltura, del settore agricolo calabrese, e ovviamente l'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, che quest'anno sarà coinvolto in modo significativo in questa edizione. Voglio citarlo e ricordarlo, se vedo qui l'associazione dov'è? Pancrazio, che coinvolgerà, attraverso la quale verranno coinvolti i più piccoli nella manifestazione. Ovviamente ringrazio il gruppo CAFFO, la PubliM, che sarà il nostro partner strategico per quanto riguarda la comunicazione, Ad Maiora, che gestisce l'evento, l'organizzazione dell'evento, e sicuramente dimenticherò qualcuno, ovviamente le TV locali, Tropea dintorni, che è qui con noi e ci sta mandando in diretta streaming. Un saluto di cuore sincero al mio caro amico, fraterno, cittadino onorario di Tropea, Michele Affidato, oggi rappresentato da Antonio qui con noi, che ha realizzato questo cipollotto in argento stupendo, in via di perfezionamento, però voglio dire,
la nostra curiosità era talmente tale che purtroppo dietro minaccia è stato costretto a consegnare questa copia, quindi che rappresenterà l'evento, rappresenterà un ricordo per i partecipanti a questo evento, un'opera di alta gioielleria, grazie alla quale, ecco, anche perché poi la forza di un evento è data anche da tutte quelle cose che lo compongono, e l'arte fa parte di questa esperienza. E aggiungo quindi ai ringraziamenti Paradiso, ringrazio anche la concessionaria Paradiso, che sarà anche uno dei nostri partner strategici. Ringrazio tutti quanti, il CAF, Mario del Capo, ASA, Tascom, Coldiretti, insomma, ho dimenticato tanti, i partner sono tanti. Cosa voglio aggiungere? Ecco, proprio la presenza di questo numero così importante di partecipanti dimostra che l'evento è figlio o frutto di un lavoro di squadra, e nelle squadre, come sapete, uno dei pezzi che è difficile cambiare in corso di campionato è il regista, l'allenatore. Il sindaco può essere, magari è l'allenatore, no? In questo momento è l'allenatore. Io mi definisco molto spesso il regista di tutto quello che sta avvenendo a Tropea, e penso anche di essere un bravo regista. Per quanto riguarda gli altri, come dire, tutti siamo importanti, il lavoro di ognuno è molto apprezzato, ma nessuno è indispensabile allo svolgimento di qualcosa che peraltro concepito da questa amministrazione circa 10 anni fa. Un evento quindi che è stato scritto nei dettagli da questa amministrazione, portato alla conoscenza del pubblico e dell'elettore attraverso un programma elettorale proposto una prima volta nel 2015, penso, 2017. Purtroppo all'epoca le cose non sono andate per come volevamo, non ci siamo imposti, abbiamo subito una sconfitta, ma nel 2018 ci credevamo talmente tanto in questo evento, che va a celebrare un prodotto che ci ha reso celebri, che ha reso celebre Tropea prima che lo divenisse come meta turistica d'eccellenza, quindi ritenevamo giusto sfruttarlo e al tempo stesso valorizzarlo, e con lui tutta quella filiera che lavora intorno a questo grande prodotto delle eccellenze calabrese. Un'altra cosa importante che dimenticavo, ovviamente, che non voglio dimenticare, la cipolla è solo uno dei prodotti che con questo evento, che si chiamerà, ecco, non avevo accennato al nome, tu avevi accennato al nome, la Tropea Experience, perché l'obiettivo Festival della Cipolla sottotitolo è dare al viaggiatore, al visitatore, sia esso di Reggio Calabria piuttosto che di New York, un'esperienza, quindi immergere il viaggiatore, il visitatore durante questi 3 giorni in tutto quello che è la tradizione calabrese. Tradizione calabrese ovviamente significa fondamentalmente, in questo caso parliamo di tradizione culturale oltre che artistica, culturale e enogastronomica, quindi fargli gustare in quei giorni quella che è la nostra cucina. Ecco perché il coinvolgimento fortissimo, e questa volta molto forte, della ristorazione locale, con utilizzo di materie prime eccellenze del territorio, quindi dall'olio all'anduia piuttosto che i formaggi del Po e tutte le altre prelibatezze e eccellenze nostre. L'altra cosa che io dico e poi dirò e mi taccio è noi abbiamo la città, questa amministrazione viaggia, ha degli obiettivi, si prefigge degli obiettivi e cerca di realizzarli attraverso delle scelte ben precise. Una di queste scelte, che io ritengo ci consentirà di arrivare dove ci siamo prefissi, è la presenza tra i chef, i grandi chef che parteciperanno al contest, dello chef Iro, personaggio oltremodo noto della TV, uno esponente di spicco della scuderia di Gambero Rosso,
attraverso il quale vogliamo migliorare la nostra conoscenza nel mercato, sul mercato giapponese, un mercato sul quale abbiamo puntato molto, un mercato che ci sta dando una grandissima attenzione. Pensate solamente che in una rubrica andata in onda in prima serata, Tropea è stata affiancata durante quella puntata a Parigi. La puntata ha avuto un successo enorme, è stata proposta in Francia e grazie a questo parlare, a questo movimento, oggi siamo anche testimonial del turismo made in Calabria in Costa Azzurra. Quindi ecco, sinergie che poi portano a importanti frutti. Noi attraverso lo chef Iro, che io peraltro ammiro, conoscevo da tempo televisivamente e non vedo l'ora di conoscere per la sua simpatia, la sua capacità soprattutto, ecco qua, nel preparare i piatti fondamentalmente di pesce. Quindi attraverso lui contiamo di rappresentarci prepotentemente nel mercato giapponese, molto attento a questi aspetti qui. E già trasmissione alla TV giapponese del programma li ha entusiasmati, quindi verosimilmente la Tre Giorni sarà anche coperta dalla TV giapponese. Ultima cosa, e poi va finito, perché alcune cose ci tengo a specificarle e a come sottolinearle. Sono molto felice per il ritorno tra di noi, quindi per la partecipazione attiva alla manifestazione dello chef Francesco Mazzei, un caro amico che conosco da circa 20 anni, conosciuto a Londra durante la festa di un compleanno di un mio amico, perché quando ero più giovane viaggiavo. Oggi il mio raggio d'azione è Tropea, Cittadella, Massimo, poi e qualche volta a Crotone costretto per andare a trovare Michele, ma questo è il mio raggio d'azione. Fortunatamente ho dei collaboratori che in questo mi sostituiscono egregiamente. Quindi, ma quando ero più giovane viaggiavo, quindi durante uno dei miei viaggi, devo dire abbastanza frequenti, a Londra, ho conosciuto Francesco Mazzei nel suo primo ristorante, che era l'Anima, nel City, e quindi da allora è nata questa amicizia che poi abbiamo coltivato. E anche grazie a questo, insomma, era stato qui con noi. Poi questa sua collaborazione si era interrotta, oggi quindi rientra nei ranghi. E peraltro ricordo anche che anche Mazzei è stato insignito della onorificenza della cittadinanza onoraria di Tropea. Quindi non aggiungo altro, salvo poi intervenire se qualcuno riterrà di necessariamente. Quindi vi ringrazio tanto per essere qui e lascio ai miei, a Massimo, la conduzione. Grazie. Credo un'esperienza che parte dalla cipolla, ma che va a puntare un territorio. Questa forte identificazione che c'è tra il prodotto e il territorio e questo scambio, questo simbiosi. Questa volta il consorzio della cipolla, forse il canale GB, ha voluto giocare in prima persona, ha voluto essere protagonista, ha voluto organizzare qualcosa che va a entrare proprio nel racconto, quello che si usa dire in questo periodo, storytelling. Vuole generare uno storytelling per fare in modo che la cipolla sia una forte identità e che comunque sia questo racconto deve incominciare a partire da questo territorio, deve partire da Tropea. Poi andrà, si diffonderà grazie anche alla collaborazione con i media locali, con i media nazionali, anche quelli internazionali. E quindi questa narrazione partirà dalla Tropea Experience. Presidente Giuseppe Daria, che ne pensa? Tutti. Allora, cosa ne penso? È che... No, grazie. Allora, noi partiamo da Tropea, innanzitutto perché mi piacerebbe specificare che l'area di produzione è molto vasta, riguarda tutta la fascia costiera, prende 3 province e va da Fiume Freddo Bruzio fino a Nicotra. Quindi parliamo provincia di Vibo Valentia, provincia di Catanzaro, provincia di Cosenza.
Detto questo, sappiamo che il nome al prodotto lo dà Tropea. Sappiamo che a Tropea riusciamo a coinvolgere tutti i nostri produttori, tutti i nostri confezionatori, tutte quelle aziende che si occupano di cipolla. Vogliamo far provare questa esperienza. Tropea è il punto in cui il turista viene in vacanza, viaggia, e quindi è il posto in cui possiamo far incontrare queste realtà, e quindi attraverso questo possiamo far conoscere meglio il nostro prodotto, perché in fondo la nostra attività è quella di promozione, divulgazione, far conoscere il prodotto. Quale migliore location se non Tropea? Quale migliore occasione? Sarà presentato anche attraverso la cucina, abbiamo la presenza di molti chef, sarà raccontato dal punto di vista scientifico, quindi diciamo che è un evento importante in cui ci crediamo molto. È l'evento attraverso il quale vogliamo che la cipolla raggiunga tutti. E vogliamo raccontare noi quello che siamo, quello che facciamo e quello che offriamo al consumatore. Quindi poi sappiamo tutti che quando si parla di cipolla si parla di Tropea, quando si parla di Tropea si parla di cipolla. Ed è un connubio perfetto, secondo me e secondo noi del consorzio. E quindi vogliamo proprio portare questa esperienza a tutti. Speriamo di riuscirci e di raccontarla bene, in sostanza. Darei la parola a Natale Santa Croce, che nella doppia veste sia consorziato ma anche presidente dei giovani industriali. Quanto è importante anche questa sorta di identificazione col territorio anche per i giovani, cioè essere protagonisti, portatori di una nuova valore e di un senso di appartenenza e volontà a essere qui a lavorare in questo territorio per farlo crescere? Buongiorno a tutti quanti. Allora, l'evento che abbiamo pensato e dedicato alla città di Tropea è un evento in cui ci abbiamo creduto. L'abbiamo messo in piedi l'anno scorso grazie anche all'attività di promozione della Regione Calabria, che ci ha messo a disposizione dei fondi sui quali poter investire in questo progetto. La correlazione con il territorio. Il Consorzio Cipolla Rossi Tropea crede fortemente in questo valore aggiunto e quest'anno abbiamo provato a dargli anche una nuova veste. Parliamo di un prodotto che ha 1000 anni di storia, forse anche di più, in cui ha trovato la sua connotazione in questo territorio che è il Golfo di Lamezia Terme, lo abbraccia quasi per intero. Oltre a trovare questa connotazione, quindi è venuto fuori un prodotto di riconoscimento internazionale, tutti cominciano ad apprezzarlo. Il connubio col territorio dove si innesca? Si innesca proprio con il discorso della Tropea Experience, questo tema dell'esperienza. Non bisogna far soltanto conoscere la parte bella del prodotto, che lo possono trovare in tutto quanto il mondo, perché ormai è commerciale e ovunque, ma il fatto di viverlo nel territorio con un'esperienza vera e propria, in cui non andiamo a far vedere soltanto le caratteristiche del prodotto, ma andiamo a far vedere dove cresce, dove si vive, è la nuova tendenza del turismo. Quindi da lì innesca tutta una serie di correlazioni che non riguardano solo ed esclusivamente il prodotto in sé per sé, è il prodotto dal consorzio, scusatemi la ripetizione, ma è un prodotto che ci lega al territorio e anche il turismo può sfruttare questa condizione. Grazie. I giovani ci credono, perché la tendenza industriale è quella di cambiare un pochettino le sorti di quello che è il turismo calabrese. È un turismo che si basa soltanto su un turismo estivo, quindi abbiamo la presenza dei turisti, chiamiamoli così, durante il periodo da maggio fino a settembre. Una nuova chiave di lettura, e potrebbe essere legata ai prodotti del territorio, in questo caso non solo la cipolla rossi Tropea, ma tutto quanto quello che ci circonda, potrebbe essere il modo di far vivere attraverso le esperienze una nuova chiave turistica. Quindi i giovani cominciano a vederci, non è soltanto un turismo legato a ti do la stanza, arrivi, vivi il mare e finisce lì, ma ti faccio vivere tutto il territorio. Allora, di qui il ponte va verso Antonio Alvaro, che è giusto? Quindi parliamo di prodotti, parliamo della cipolla che
Sì, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare il sindaco per l'invito. Questo è il secondo anno che il FLAG partecipa a questa importante manifestazione. E veramente apprezzo molto questo tipo di comportamento, perché dietro questi organismi, il FLAG dello Stretto è una società consortile costituita da enti pubblici e privati, questi organismi, stavo dicendo, riescono a funzionare al meglio se ci sono dei sindaci che riescono ad impegnarsi e a far sì che insieme si possa collaborare per far emergere tutte quelle che sono le nostre peculiarità. E non posso non ringraziare il dottor Cipollina Daniele, perché credo che quando ci sia la valorizzazione di un prodotto così importante bisogna che qualcuno dietro abbia veramente la conoscenza per poter organizzare alla pari convegni come questo qua. E come si collega il FLAG dello Stretto con la cipolla di Tropea o comunque con i prodotti agricoli e con le aree interne? Peraltro leggevo proprio stamattina che c'è questo bel titolo, La terra incontra il mare, è una cosa estremamente importante e significativa, perché il FLAG ovviamente si interessa della valorizzazione del pescato locale e di dare, come dire, delle risposte in termini di aiuto ai pescatori che stanno vivendo un momento di estrema difficoltà, prima con le leggi europee che hanno ridotto notevolmente lo sforzo da pesca, poi con la pandemia che è stata veramente un disastro, adesso con la guerra in Ucraina, dove comunque sappiamo i costi del gasolio, eccetera, eccetera. Quindi i pescatori vivono un momento di grande difficoltà. Il FLAG, è giusto che io spieghi velocemente, tenta di dare contributi a chi li richiede investendo in diversificazione lavorativa dell'attività della pesca, che è il pescaturismo, il littiturismo, la trasformazione dei prodotti, sono una serie di cose. E quindi noi come FLAG, sono quattro i FLAG in Calabria, siamo fortemente impegnati, tra le altre cose, a valorizzare quello che è il nostro pesce azzurro, il nostro pesce povero, che in realtà è povero forse perché sul mercato costa un po' di meno, ma in realtà non è povero di fattori nutritivi, perché ci sono degli alimenti che sono veramente farmacologici. Quindi in questo senso questa manifestazione si sposa in maniera perfetta, direi, perché il sindaco con questa presenza di chef importanti e con le manifestazioni di show cooking riesce ad abbinare il prodotto della terra e nella fattispecie la cipolla di Tropea con il prodotto del mare, e secondo me si riesce a creare quelle prelibatezze uniche del nostro territorio che possono veramente richiamare turismo ad altissimi livelli. Io voglio veramente complimentarmi col sindaco, non mi stanco mai di dirlo, perché non bisogna abbassare la guardia sulla cipolla di Tropea. Gianni, tu lo fai con estrema capacità. Io quando vado anche all'estero qualcuno mi dice, sai, vuoi che ti porti qualcosa? Se mi porto un po' di cipolla di Tropea mi fai... E allora è conosciuta in Italia, è conosciuta anche all'estero, ma io credo che ci sono ancora tantissime cose da scoprire su questo prodotto, e quindi io non sono nelle condizioni di suggerire al sindaco di Tropea cosa che a me interesserebbe di più, ma lo dico buttandola lì, insomma, ecco, l'aspetto, come dire, medico-scientifico. Io credo che la cipolla in questo senso possa veramente ancora dare delle risposte significative, soprattutto per quanto riguarda alcune patologie del dismetabolismo, ad esempio, delle malattie cardiovascolari. E non vorrei che in futuro, magari con la cipolla di Tropea, che è l'oro rosso di Calabria, e con l'oro giallo della provincia di Reggio Calabria, che è il bergamotto, possa nascere qualcosa che riguarda la farmacologia che vada veramente a prevenire quelle che sono le malattie cardiovascolari. In questo senso, Giovanni, credo che molto bisogna investire sulla ricerca scientifica. Io credo che tu già questo lo stia facendo, e lo stia facendo benissimo. Penso che ancora di più bisogna fare. D'altronde, guardate, i prodotti agroalimentari sono fondamentali per lo sviluppo del territorio. Io credo che chi è addetto ai lavori
Sai che in questi giorni è venuto un progetto fuori che riguarda le filiere dei prodotti agricoli attraverso i distretti del cibo, che è uno strumento che è nato qualche anno fa e che raggruppa tutte le aziende agricole, che nasce proprio per valorizzare il territorio attraverso i prodotti del cibo. E questo è fondamentale e ti fa onore, Giovanni, perché attraverso la cipolla tu stai valorizzando non solo il territorio di Tropea, ma il territorio della Calabria intera, e io credo che su questa strada bisogna continuare, perché proprio il prodotto della terra, il prodotto agricolo, la cipolla di Tropea, insieme ad altri prodotti che dovrebbero essere valorizzati come tu stai facendo per la cipolla di Tropea oggi e negli anni passati, tutti dovrebbero veramente valorizzarli con questa passione che hai tu, con questo attaccamento alla terra, e sono convinto che da lì noi riusciremo a dare risposte significative anche all'abbandono e allo spopolamento che sta attanagliando le nostre aree interne, che peraltro rappresentano più dell'80% del territorio, e io vedo francamente difficile uno sviluppo possibile se l'80% del territorio calabrese si spopola sempre di più. Era necessario, non la voglio fare lunga, spiegare almeno quello che fa il FLAG, il modo con cui si lega con questo, con la cipolla di Tropea, dire al sindaco che il FLAG dello Stretto è e sarà presente anche in futuro per le cose che può fare a tutti i comuni, e in particolar modo a questa ricchezza che rappresenta il comune di Tropea per la Calabria intera. Grazie. Al comune. Evidentemente siamo bravi, cioè siamo bravi nel creare quelle cose che interessano chi poi deve mettere le risorse, no? Perché poi le cose funzionano in determinato modo se il contesto anche locale ha un senso, cioè qua c'è un evento che ha uno scopo promozionale, al di là della bella serata, l'obiettivo è promuovere il territorio attraverso i media, no? Cioè la presenza in loco rispetto a quello che poi sarà la forza di questo evento è minima. Quindi io volevo solo, quindi ci tenevo a ringraziare Antonio, quindi dalle sue parole capisco che potrò continuare a chiedere sempre ancora con maggiore determinazione, forza e in quantità sempre, sempre superiori, anche perché so che voi avete necessità di spesa e io sono da spendere. E quindi ognuno fa la sua parte, quindi in senso, sì, io spendo forse e meno avvocato, non lo so. Io però già mi chiedo perdono. E che è una cosa che non sono dimenticato di dire. Stiamo lavorando ad altri progetti, volevo come dire collegarmi a te per l'assessore Gallo. Mi dispiace molto che lui oggi non sia qui. È quello che fa il Gallo, il distretto del cibo, e grazie alla passione con cui l'assessore Gallo sta conducendo oramai da qualche anno l'assessorato. Che c'è il dottor Giovinacci. Sì, sì, lo conosco bene. No, volevo dire, c'è il tuo direttore qua dentro, per caso non vorrei, il direttore del comune, il segretario del comune di Tropea, cioè. Quindi ed è un peccato che oggi non ci sia, perché ovunque lui vada rappresenta quel valore aggiunto, perché devo dire che l'agricoltura in Calabria, che rappresenta veramente la vera industria insieme al turismo, da quando c'è Gianluca Gallo stia facendo veramente un percorso di grande visibilità e stia dando grandi risposte a tutto il compartimento. Ecco, questo era doveroso dirlo. Chiedo scusa se me ne ero dimenticato. Questa Tropea Experience lascia un segno tangibile e si è voluto, l'organizzazione ha voluto di nuovo chiedere l'importante collaborazione del maestro affidato. Abbiamo qui Michele che ci può illustrare. Antonio. Cioè, il maestro Antonio, ma qui abbiamo il maestro Michele. Il maestro Antonio, un figlio che abbiamo, un figlio che ci racconta un po'. Mi sono preso qualche minuto in più, questo assolutamente doveroso. Non lo so, non vorrei. Un simbolo che poi ci potrà accompagnare anche nelle prossime edizioni. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare e salutare il sindaco per le bellissime parole che ha speso nei nostri confronti. Saluto tutto il tavolo.
Sì, per questa occasione parlo anche a nome di mio padre, di cui porto i calorosi saluti, che purtroppo non è potuto essere qui per impegni precedentemente presi. Insieme abbiamo ragionato su quello che è appunto il simbolo, che ormai non solo della cipolla di Tropea, ma proprio di una comunità, di un territorio, cioè di una storia, quindi è diventato più un simbolo di identità ormai. Quindi non volevamo molto staccarci da quello che è il simbolo originario di quello che è la cipolla. Quindi restando fedeli a quelle che sono le forme della cipolla, il premio, che sarà la Tropea d'argento, è un premio realizzato interamente a mano, artigianale, totalmente in argento, con smalti a fuoco. Appunto non abbiamo molto... cambiato le forme per rimanere appunto sempre fedele a quello che è ormai un simbolo di identità che deve essere tutelato e valorizzato. Per noi ovviamente non può che essere un grandissimo piacere, un grandissimo onore poter contribuire anche con la nostra arte a realtà del genere, di cui ringrazio veramente tantissimo il dottor Daniele Cipollina, che valorizzano e tutelano e promuovono ancora il nostro territorio. Quindi ancora grazie. Adesso entriamo nel dettaglio di che cosa sarà questa Tropea Experience, ospiti, iniziative. Qui chiederò l'aiuto e l'ausilio di Daniele Cipollina, che è di fatto il direttore organizzativo di questo evento, di questo Festival della Cipolla Rossa. E prima di lasciargli il palco, vorrei invitare il professor Antonio Pesce dell'Istituto Superiore qua di Tropea. La prima curiosità è che cosa hanno fatto di male per stare qua in piedi tutto il tempo. Dopodiché, invece, vorremmo sapere, è stato creato un contest, è stato creato una sorta di prova dove tra l'altro poi questi ragazzi verranno valutati dagli chef che saranno presenti nei giorni. Per cui se ci può raccontare questa iniziativa. Innanzitutto buongiorno, porto i saluti del mio dirigente scolastico, il professor Nicola Antonio Cutuli, preside dell'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea. Qui, come potete vedere, oggi ci troviamo affiancati da alcuni alunni del servizio enogastronomico, che è uno dei quattro plessi su cui si articola il nostro istituto di istruzione superiore. Prima di passare tutti a spiegare quello che è il concorso, volevo ringraziare il sindaco, l'avvocato Macri, che da ottimo regista, tornando a qualche parola da lui suggerita poco fa, sta dando questa opportunità di un chat anche ai ragazzi e quindi un'attenzione all'istruzione. E all'interno del contest e del festival un'esperienza a colpo a volo, quella che è una delle tante deboli cariche che il mio dirigente quotidianamente propone, quella dell'istituzione di un concorso nazionale che grazie al sindaco si verrà a tenere all'interno di questi 3 giorni del festival presso l'Istituto di Istruzione Superiore Tropea e presso Servizi Enogastronomici. Ha messo a disposizione un parterre di primo piano per quanto riguarda la giuria, ma al di là di ciò, e ringrazio affidato per lo splendido gioiello messo a disposizione che sarà il primo premio del concorso, al quale prenderanno parte in quest'anno scuole della regione Calabria, giusto come inizio, per poi, essendo un concorso nazionale, andarci a porre anche ad altre regioni e altre realtà. E, al di là del concorso, l'idea è quella di far fare esperienze ai ragazzi, imparare a fare e saper fare. Quindi l'opportunità di poter per un giorno o per un'ora o per mezza giornata stare non a fianco all'interno della brigata di cucina di questi chef e poter
un certo senso acquisire delle ulteriori competenze. Ringrazio di nuovo il sindaco per ciò. Il concorso verrà aperto in questo primo anno a 5 realtà facenti parte del territorio regionale. Ovviamente Tropea parteciperà con il concorso, quindi purtroppo mi rammarico di non poterci prefeggiare questo splendido gioiello. Ed è un modo anche per non dare questa opportunità soltanto agli studenti di Tropea, ma anche a tutti gli studenti del territorio regionale. Vi ringrazio di nuovo a nome mio, dei ragazzi e del mio dirigente. E allora sarà una Tropea Spires che avrà tanti palcoscenici che si accenderanno, uno di questi sarà nel balcone dove c'è il cannone, ci saranno altre location che ospiteranno altri momenti di confronto, ci saranno dei convegni che andranno un po' ad approfondire un po' i vari temi, da come si comunica un territorio alla dieta mediterranea, si parlerà anche del pescato, e ci saranno anche momenti di spettacolo, sindaco, che devo dire che li ha seguiti particolarmente il sindaco nella scelta di queste realtà che adesso Daniele poi ci racconterà. È veramente una grande esperienza che saranno 3 giorni da vivere intensamente e essere come dire, partecipi in ogni attività, perché ogni attività ha delle caratteristiche veramente uniche. Daniele Cipollino. Ringrazio tutti i partecipanti a... ringrazio per aver accettato l'invito, ma ringrazio tutti coloro. Il mio obiettivo è quello di aver creato una rete, di condividere un progetto che ha l'obiettivo di promuovere la Calabria al di fuori dei confini territoriali. Ringrazio il Consorzio e tutto il CDA, ringrazio il Sindaco di Tropea che attraverso la loro lungimiranza in tempi non sospetti avevano immaginato di creare un contenitore che potesse raccontare in maniera congiunta un prodotto straordinario che è il prodotto di punta del territorio, che è la cipolla, attraverso un palcoscenico naturale di straordinaria bellezza che è Tropea. Da qui nasce la condivisione, la valorizzazione di un prodotto che porta il nome di cipolla rossa di Tropea, e da qui nasce l'idea di aver creato un naming che si chiama la Tropea. Vorrei farvi vedere un contributo per meglio raccontarvi il perché di questo naming. Perché la Tropea? Il naming trae origini, spengo. Allora, il naming trae origine dalla consuetudine con cui viene normalmente, questo è un'indicazione e un racconto da parte del Presidente del Consorzio, che abbiamo acquisito e cercato di darne un'identità. La Tropea è il nome con cui normalmente viene chiamata la cipolla rossa di Tropea nei mercati attraverso gli addetti ai lavori. E quindi abbiamo immaginato, quindi la parola Tropea definisce prodotto e località nel medesimo istante in cui viene pronunciata. E l'associazione del termine con la parola anglosassone experience racconta l'esperienza sensoriale che questo contenuto vuole rappresentare. È un progetto che parte da Tropea, ma sicuramente sarà protagonista di tanti palcoscenici nazionali ed internazionali. Abbiamo previsto una serie di iniziative che porteranno questo contenitore fuori da Tropea,
perché l'importante è raccontare, sì, parte da Tropea, ma raccontarlo soprattutto in contenitori nazionali ed internazionali. Quest'anno la manifestazione vede la partecipazione di chef straordinari, importanti, nazionali ed internazionali. La partecipazione di importanti chef calabresi è fondamentale, che attraverso il loro contributo si possa raccontare la cipolla attraverso le loro interpretazioni. Ma quest'anno abbiamo anche pensato di raccontare le tradizioni del territorio, e quindi raccontare anche la massaia che produce, che prepara la famosa fileia, attraverso l'interpretazione di uno chef attraverso la cipolla. E quindi sicuramente questo è un contenuto che vuole guarda sul territorio, guarda attraverso il territorio, ma ha un profilo sicuramente nazionale ed internazionale. Lo dimostra il fatto che quest'anno ci pregiamo di aver immaginato di ospitare delle attività che possono raccontare meglio questo contenitore. Ecco perché abbiamo la partecipazione di ospiti illustri nel mondo della comunicazione, dal direttore di Italia a Tavola, dall'ideatore di Identità Golose, al direttore delle testate del gruppo Mediaset, Mela Verde e Cotto e Mangiato, che sono gli spin-off delle trasmissioni televisive che vanno in onda su Rete 4 e su Italia 1, che fanno circa 2 milioni di telespettatori, e tantissimi altri partner, dove racconteremo attraverso la comunicazione. C'è anche Luca Ferrua, il direttore del Gusto, dell'inserto di Repubblica, per cui è un parterre straordinario in termini di valorizzazione, in termini di comunicazione, perché crediamo che la comunicazione sia il volano fondamentale per raccontare questo prodotto, e raccontarlo non soltanto attraverso una serie di iniziative, ma anche attraverso il confronto di giornalisti che saranno presenti, e quindi poi attraverso anche degli educational tour avranno modo di apprezzare, di valorizzare un territorio straordinario. Quindi credo che questo sia... siano gli elementi vincenti di questo festival, un festival che parte da Tropea, sicuramente arriverà nei palcoscenici più importanti dal punto di vista enogastronomico. L'obiettivo è che questa manifestazione diventi sicuramente tra i più importanti festival internazionali di enogastronomia sul territorio nazionale. Quest'anno ringrazio, veramente sono tanti i partner che hanno contribuito a vario titolo affinché questa manifestazione potesse raggiungere così dei contenuti di grande spessore, quindi al di là della partecipazione di ospiti illustri, di giornalisti, ma anche abbiamo cercato di creare un link, un ferrugine tra il mare e la terra. Ecco perché l'iniziativa La Terra Incontra il Mare, dove attraverso un partner metterà a disposizione un'imbarcazione tutti i giorni, accompagnerà gli ospiti e tutti coloro che vorranno apprezzare la cipolla e il pescato in barca attraverso un'ottica totalmente diversa dal mare. E quindi abbiamo cercato di coniugare tutti gli elementi fondamentali del territorio, quindi la terra, la cipolla, che è sicuramente la protagonista di questo festival, ma anche attraverso il mare, che è sicuramente un elemento di straordinaria bellezza che rappresenta Tropea. La voce della manifestazione è grazie al contributo e alla partecipazione del gruppo Publiemme, che darà un contributo importante perché realizzerà, metterà a disposizione un piano di comunicazione integrata attraverso le varie piattaforme web, TV e social, realizzerà una serie di servizi, di strisce quotidiane con dei collegamenti in diretta che andranno in onda tutti i giorni dal venerdì alla domenica. E la partecipazione, quindi ringrazio il dottore Maduli per aver sposato appieno questa iniziativa, ma ringrazio ugualmente i tanti media partner nazionali che sosterranno questa iniziativa. Sono veramente tanti, da Viaggiare con Gusto, Italia Squisita, Italia a Tavola, Cotto e Mangiato, Mela Verde, Beef, il Quotidiano del Sud, quindi sono veramente tanti i partner che sosterranno questa iniziativa, quindi attraverso anche la loro partecipazione con i direttori di testata che saranno presenti durante i tre giorni, e quindi daranno un contributo importante, perché valorizzare attraverso la comunicazione è l'elemento fondamentale.
con la quale creare i presupposti affinché una manifestazione di successo possa arrivare a determinati livelli. È fondamentale, credo, la presenza di questi partner importanti testimonia ancora una volta il legame tra i valori e i contenuti dell'evento, nella convinzione che lo sviluppo economico del territorio debba progredire accompagnando e sostenendo anche la crescita culturale attraverso progetti che abbracciano le tradizioni, il sociale, l'entertainment e la cultura, come nel caso di questo prestigioso evento. Per ultimo, abbiamo pensato, perché io durante il Covid abbiamo creato una rete di chef che hanno raccontato il vero volto della Calabria. Abbiamo messo in campo, attraverso una raccolta fondi, 150.000 euro in donazioni in denaro e in generi alimentari, dove il consorzio si è reso protagonista con la fornitura di quintali di cipolla, dove i ristoranti hanno cucinato le loro cucine per 150.000 famiglie al banco alimentare. A fronte di questo, l'ultima sera abbiamo coinvolto tutti gli chef stellati e non solo, che cucineranno assieme, faremo qui a Palazzo Santa Chiara una cena in beneficenza dove gli chef si improvviseranno attraverso la preparazione di piatti per sostenere un progetto umanitario che sveleremo nelle prossime settimane. Quindi grazie intanto per la vostra partecipazione e vi aspetto numerosi a questo evento che ritengo possa essere l'inizio di un percorso dove raccontare la cipolla etropea in giro per il mondo. Grazie. Ci saranno delle spezie dove anche i bambini potranno, c'è proprio il Cipolla Kids, un programma dedicato proprio ai bambini dove potranno, come dire, cucinare anche loro e divertirsi. Sì, tra l'altro con l'associazione Pancrazio, un'associazione che si occupa promuovere la dieta mediterranea attraverso i bambini, e hanno realizzato un fumetto con dei personaggi, il linguaggio del fumetto è un linguaggio che si avvicina più al linguaggio dei bambini, e attraverso il fumetto racconteranno le qualità organolettiche della cipolla, quindi coinvolgeremo anche le scuole etropea quarta e quinta elementari, dove attraverso strumenti di intrattenimento e di educazione alimentare i bambini saranno i protagonisti di questo. E il 1° maggio faremo concorrenza al concertone del 1° maggio che ci sarà a Roma con questo gruppo che di internazionale, sono i Vivaldi Project. Sindaco, vuole dirci qualcosa? No, a parte ringraziare chi ci ha fatto conoscere il gruppo, che è una nostra collaboratrice, Angelica Artemisia. Si occupa di comunicazione, è un'agenzia di comunicazione, è una regista che apprezzo moltissimo, impegnata in una serie di spot per il Comune di Tropea, tutti legati all'ambiente, alla, diciamo, celebrazione della bellezza paesaggistica di questo luogo e all'impegno anche per questo luogo. Quindi abbiamo il rapporto di fiducia che si è instaurato, mi ha aperto questa porta. Quindi abbiamo avuto questa occasione, è un gruppo particolare perché unisce alla musica classica il metal, e quindi insomma 5 elementi, un gruppo internazionale molto seguito sui social, io lo conoscevo, dove si unisce a questa musica classica, per l'appunto il metal, con divagazioni anche sulla musica calabrese. Il gruppo è un gruppo internazionale, ovviamente legato anche al territorio, un progetto territoriale che stanno portando avanti da qualche anno. Quindi poi per il resto, visto che stiamo facendo sabato 30 abbiamo i Peppa Marini, sì, che è un gruppo di folcloristico calabrese, fa musica albanese al Brescia. E poi l'altro gruppo, sempre abbiamo privilegiato, ecco, dovuto privilegiare le tradizioni, ricorrendo a gruppi, in questo ultimo caso un gruppo poco conosciuto, molto legato al progetto Vivaldi Metal Project, perché hanno concepito, cioè attraverso un gruppo internazionale, gli ideatori vogliono valorizzare l'arte locale, quindi
farli camminare in simbiosi, perché l'appunto credo sia abbastanza conosciuto, quindi non sono mai state troppe, quindi la quale migliore occasione per farli partecipare e aprirgli la vetrina della nostra città. Approfitto ancora, Sindaco, i ristoratori della città verranno coinvolti. Sì, diciamo che i ristoratori sono stati sempre coinvolti, poi a volte capita che durante la manifestazione, soprattutto l'anno scorso, diciamo, per via del Covid è stata un'improvvisazione, una corsa continua contro il tempo, e tante cose non sono state preparate per come invece avremmo dovuto farlo. Quindi quest'anno sono stati coinvolti per tempo, e anzi ricordo, vedevo Romania, che non vedo più, qua e lì, la responsabile, la presidente dell'associazione dei commercianti, quindi dei ristoratori. Abbiamo partecipato all'iniziativa e condiviso l'iniziativa per tempo, a breve scatteranno le domande per poter partecipare al consiglio, e l'obiettivo di concerto con il ristoratore è trasformare in quei 5 giorni, attraverso la prospettazione di menù a base di prodotti della tradizione, autentica tradizione, e in termini di ricerca culinaria e in termini di prodotto, far immergere il visitatore, il viaggiatore, in quella che è la cucina calabrese, tropeana, per l'appunto fargli apprezzare questi manicaretti, anche a volte non chiudendo le porte a una rivisitazione del piatto tradizionale. Quindi è una parte molto importante di quella che sarà la proposta, e proprio per questo, per cercare di trattenere il viaggiatore, il visitatore, il curioso, abbiamo su esplicita sollecitazione dell'associazione delle serate proprio musicali per, come dire, migliorare l'offerta giornaliera, quindi, e avere un territorio partecipe a questa iniziativa, che quest'anno sicuramente, vabbè, abbiamo la Pasqua, però ancora, diciamo, c'è qualche colpo di coda del Covid. L'evento dovrebbe essere l'apertura della stagione turistica, al quale si creerà subito dopo, secondo me, un altro evento storico tropeano, lo dico, quindi lo annuncio, lo sottolineo, la festa dei Vendacruci, che non vedevamo da 3 anni, sempre per via del Covid. Aggiungo un'ultima cosa, perché poi a seguire ci sono tanti eventi, proprio l'associazione Pancrazio, la partecipazione a questa iniziativa sarà una sola, una semplice pillola, un'anteprima di quella che l'associazione poi proporrà poi alla comunità nella seconda metà di maggio, una 5 giorni dedicata alla dieta mediterranea, ai problemi a tavoli, all'obesità infantile, quindi tutto un diciamo un tema con delle partecipazioni molto importanti, la premi Nobel nel settore della medicina, con particolare riferimento al campo alimentare, a personaggi della TV, televisivi e artisti di primo piano. Quindi una 5 giorni molto fitta di eventi, che vorrei dire sbagliata, dovrebbe essere il 21 al 26 maggio, comunque sia 5 giorni dagli anni più o meno in quel periodo. Quindi l'associazione si è offerta di contribuire, quindi collaborare con l'evento, la Tropea Experience, in modo, possiamo dire, molto professionale. Già quella sarà una prima pillola per capire di cosa poi magari tratteremo da 20 giorni di distanza. Volevo portare i saluti del Nuccio Caffo, che lega, molti sanno, doppio filo, per cui oggi non poteva essere presente per un impegno improvviso, quindi porto i suoi saluti, quei tardi commissario straordinario della Camera di Commercio di Vibo e come CEO della distilleria Caffo, che ci ha sempre sostenuto in tutte le attività, ci sosterrà in tutte le attività che andremo a portare avanti da qui in avanti. Quindi un caro saluto da parte del dottor Caffo. Volevo anche ringraziare il dottor Massimo, ho avuto il piacere di conoscere il dottor Bertucci,
un altro mio collaboratore. Io sono un cacciatore di eccellenze. Lui devo dire che è bravissimo. Sono un cacciatore di eccellenze, un grande regista. Sì, devo dire che è veramente straordinario a creare rete, a condividere, quindi sposo a pieno questa sua filosofia, la trovo assolutamente coerente con i principi fondamentali della comunicazione. Quindi ringrazio il dottor Bertucci, con cui ho il piacere di conoscere sia telefonicamente ma oggi personalmente, editore di una rivista che ci sosterrà, quindi accompagnerà questa iniziativa attraverso le iniziative editoriali, ma condivideremo con lui tante altre opportunità. Quindi tanto grazie per la sua disponibilità. Grazie ai relatori, sono stati puntuali, anche veloci, penso una conferenza stampa che tutto sommato è andata via veloce e soprattutto anche per la curiosità, appunto, che è stata un'esperienza. Experience. Secondo me c'è stata molto attesa e adesso l'appuntamento è il 29 di aprile, dove cominceremo veramente a viverla nei luoghi che abbiamo detto e nelle modalità che riteremo più opportune, ma veramente ne varrà assolutamente la pena. Grazie di essere intervenuti.